accendiamo i microfoni, è già acceso. Diteci come, diteci come siamo messi qua. Aspetta, mi metto meglio. Come? Ah, siamo già online e rieccoci, caro Saius, alla giornata delle idee di Mantova. Oggi finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa è la prima diretta, ragazzi, che facciamo oggi. Quindi fantastico. Siete proprio i primissimi. Quindi aspettami, devo anche un po' scaldare. C'è freschino oggi, effettivamente. Ma io non lo sento. Te non lo sento perché non... te esci così sempre. Anche per fare la sì, fine. Esatto, è comodo, sai, no? Esattamente. E quindi girovagando qui la giornata delle idee di Mantova, anzi ricordiamo un pochino chi siamo, cosa facciamo. Siamo Radio Sites, siamo un network, anzi un'associazione indipendente senza alcuno scopo di lucro, che tra le varie cose durante l'anno partecipa a eventi come questo. E a me è la terza partecipazione da parte della radio. E quest'anno, visto che insomma, il numero di espositori, chiamiamoli così, è presente sempre più alto, sempre più elevato. Giro vagando, ho detto, ma chi sono questi due, tre, anzi eravate, poi non l'abbiamo lasciata alla base, persone vestite in codesto modo. Allora mi chiedo, Andrea, perché sei vestita così? Innanzitutto ciao, come stai? Benissimo. Bene. Fino qui. Esatto, qualcosa. Accaldato perché sei tutta... No, adesso si sta anche bene, sai, all'ombra seduti. Perfetto. Allora, noi siamo cosplayer. Sì. Il cosplay, come dice appunto la parola, costume più play, è l'arte, il gioco, l'hobby, chiamalo come vuoi, e tutte queste cose, di appunto travestirsi da un personaggio che può essere tratto da qualsiasi cosa ti piaccia, che sia un telefilm, che sia un film, che sia un cartone animato, travestirti da quel personaggio e cercare di comportarti come esso. Sì. Quindi appunto è considerato un hobby, anche se c'è gente che... cerca di farne appunto un lavoro molto difficile. E prima mi raccontavi che tra l'altro qualcuno ci riesce anche a fare sì, una professione. Però qua in Italia comunque è abbastanza difficile, diciamo che c'è molta gente che è riuscita a farne un lavoro, magari come modella o come official cosplayer di tot personaggi, però si parla appunto del Giappone, dove è nato dove è nata questa arte. Esatto. Ce ne sono un paio italiane che però si sono trasferite da Yuriko Tiger, che è italiana di origine e adesso lavora in Giappone come cosplayer. Quindi un'italiana che è andata lì a fare questo. Sì, praticamente. Come cosa. Fantastico. Ha fatto carriera. E tu come ti sei avvicinato, quindi entriamo un pochino più nell'ambito, allora, come ti sei avvicinato al cosplayer e anche a questa associazione, che poi voi siete un'associazione, mi dicevate. Sì, siamo un gruppo che scusate. Ci siamo riuniti, essendo cosplayer tutti della stessa zona, abbiamo creato questo gruppo dei dintorni Mantova per fare raduni ogni tanto. E siete pochi, mi raccontavate? Non siamo in tantissimi, un perché comunque Mantova non è enorme. Però siete 100, quante? 250 al momento. 250, no, perché infatti adesso poi passiamo il microfono anche al socio, vediamo un po' cosa ci racconta. E tu invece mi raccontavi? Come mi sono avvicinata al cosplay, giusto? Nel 2010, se non erro, sì, andai alla mia prima fiera del fumetto a Verona. Uh-huh. E lì scoprì l'esistenza di questo fenomeno chiamato cosplay, e me ne sono subito innamorata e ho iniziato subito a provare a fare cosplay e da allora non ho mai smesso, anzi sono decisamente peggiorata. Arriva a dei livelli che è perfetto. Senti, non sei venuta da sola, come dicevamo, abbiamo qui, aspetta, adesso passiamo il microfono anche al socio. Salve, innanzitutto tutti. Chi sei? Come ti chiami? Mi chiamo Marco. E invece pseudonimo o nome d'arte? Il pseudonimo, che è il personaggio con cui sono più famoso nel panorama del cosplay, è Fujitora, che è il personaggio che mi ha dato più popolarità nel mondo del mondo del cosplay italiano. Infatti ancora adesso molte persone, quando vado in fiera, mi riconoscono con quel personaggio e mi chiamano con quel nome. Ah, per forza, sì, perché dopo ti identificano, sì. Sì, generalmente alla fine nelle fiere ci si chiama direttamente con il nome del personaggio, anche quando si è vestito in borghese, anche quando si è vestito in normale. No, ci stai. E quindi, se ho ben capito, sei tu un po' l'amministratore di questo gruppo? Il gruppo l'ho creato io. Sì. E tanti anni fa, adesso non vorrei dire una cazzata, ma credo che si parla di 5-6 anni fa. Sì. Il gruppo è nato con vari obiettivi. Il primo obiettivo, quello più pratico, era riunire proprio tutti i cosplayer di Mantova in un gruppo unico. Sì. In modo da passare info, tipo date e luoghi di eventuali eventi, o anche potersi organizzare insieme, del tipo, ragazzi, c'è Luca Comics, facciamo una macchinata unica e così via. Quindi nasceva sia con cose pratiche, sia anche con altri obiettivi, che poteva essere
vorrei fare questo cosplay, ho bisogno di una mano, c'è qualcuno che mi può aiutare, qualcuno che mi può dare dei suggerimenti. Sì. E tra l'altro diventi, vedo che in questi anni, io che sono all'esterno di questo mondo, però vedo, perché è impossibile non vederne, che ce ne sono tantissimi. Allora, c'è nascendo. Da dire che negli ultimi anni gli eventi sono diminuiti, nel senso che siamo passati dai primi anni 2000, che erano veramente pochi, a una fase dove c'era stata l'esplosione letterale delle fiere, ma che comunque c'era un'esplosione totale, che ogni paesino aveva la sua fiera. Adesso le fiere stanno diminuendo, ma perché in teoria ci sono meno fiere, ma la qualità in teoria si sta sensibilmente aumentando, cioè si è capito che il numero non fa il gioco, ma quello che attira veramente i cosplayer o le persone in generale è la qualità della fiera. Sì. E quindi insomma, da questo punto di vista mi pare di capire che voi con questo gruppo, al di là di oggi, che credo che sia la vostra prima partecipazione qui, giornate di te, per me siete già abbastanza avvezzi a eventi e quant'altro. Mi dicevi che c'è un evento in città, giusto? Sì, c'è un evento che è slegato, nel senso che per conto proprio. C'è un piccolo evento dove c'è la mia associazione, che è un'associazione ludica, e però in giro per l'Italia comunque ci sono molti eventi. Sì. Tanto per citare, proprio oggi c'è il Modena Nerd, che è un altro evento, un'altra fiera nuova. Ah sì, la conosco bene, cioè, vengo da là. Quindi so che È più legata al mondo di internet, esatto, mondo dei videogiochi, però c'è sempre la sua, diciamo, però branca. Ci sono anche i cosplayer. Io c'ero ieri come giudice di un torneo di un gioco di carte, e comunque ho visto dei cosplayer che giravano. Sì. Diciamo che il cosplay si può inserire bene o male un po' ovunque, perché comunque, come ha spiegato Andrea, dato che il cosplay sostanzialmente è interpretare un personaggio che può essere tratto da un videogioco, da un cartone o da un film, ci può stare benissimo che dei cosplay si ridurnano anche a un evento dedicato ai videogiochi, perché magari è la stessa fiera che cerca di radunare dei cosplayer per dare visibilità o lanciare un gioco. Io mi ricordo che un paio di anni fa la Riot, che è la proprietaria di League of Legends, che è un videogioco online, per la fiera di Modena c'è un'invasione di campo, ma va bene, ma questo fa parte del personaggio, l'invasione canina, un'altra cosa. Okay. Tempo fa, anni fa, aveva proprio cercato e radunato dei cosplayer di League of Legends per lanciare il gioco e per pubblicizzarlo. Geniale, come vedi, uniscono interessi. Ci sta come cosa, E no, comunque ci avete dato tantissime informazioni al riguardo, anche perché comunque il bello forse è proprio quello di iniziare, soprattutto per chi non conosce questa attività, di capire come funziona e avvicinarsi, appunto, per poi dopo addentrarsi e approfondire la cosa. Voi, se uno volesse mettersi in contatto con voi, come vi trova? Facebook ci trova, basta cercare il gruppo Mantova Cosplay. Sì. E ci trova subito, perché siete solo voi, sono il Mantova Cosplay. Sì, siamo noi. Mal che vada, trova la pagina dedicata al Mantova Comics, ma quella è una pagina, mentre noi siamo un gruppo. Certo. Oppure può cercare direttamente i nostri profili. Non so se adesso, Andrea, se hai una pagina dedicata ai tuoi cosplay. Sì, io ho una pagina cosplay, più che altro controllo Instagram, però comunque la mia pagina cosplay, volendo, è Yonna Cosplay, che sarebbe il mio, diciamo, nome d'arte. Yon ha scritto in un modo un po' particolare, però con la Y iniziale, la H finale. Quindi facendo uno spelling tipo York o trans- no. tipo York. Compro un vocale. No, quindi Napoli. Qualcosa con l'A? Ancona e H. Ancona e H. Altrimenti trovano me su Facebook, che c'è il mio profilo, che è Marco Iori, semplicemente. Sì. Oppure possono cercare il gruppo, che è Mantova Cosplay. Sì. Io avrei anch'io Instagram, ma Instagram lo uso più che altro per cose generali, nel senso ci metto di tutto un po'. Non per forza legata a Fujitora. Avevo una pagina dedicata proprio a Fujitora, che era una pagina dedicata proprio al cosplay, però effettivamente da un po' di tempo che non lo utilizzo, quindi preferisco concentrarmi su un solo sito, preferisco tenere unito tutto su Facebook, perché ho visto che, a meno che tu non hai molto tempo, diventa dispersivo caricare le foto ovunque. Sappiamo che bella. Anche perché uno dei problemi dei cosplayer, che è il problema del cosplayer non,
e non tanto degli altri, sì, è il fatto che di solito in una fiera ti fanno 100.000 foto e poi di quelle 100.000 foto ne trovi una se va bene. Ah, beh sì, perché bellissimo, sì. E i cosplayer generalmente passano dei mesi a cercare le loro foto disperati, dire scusate qualcuno di voi mi ha trovato, potresti taggarmi, che ho capito. Ma solamente perché ci fa piacere avere dei ricordi, sì, di dei quella fiera. Certo, certo, va bene. Sei impegnato molto nel costume, un riconoscimento del genere. Beh. Aspetta un secondo, spero che tu abbia il microfono chiuso, perché se no arriva tutto. Non ci ha considerato, va bene, inizio. Ragazzi, io che dire, vi ringrazio per questa chiacchierata, quindi Fujitora e Yon, ho detto bene? Yon? Sì. Sono stato bravo, è incredibile, il nome vero l'ho sgarrato, però quello l'ho ingarrato. Va bene, ragazzi, veramente vi ringrazio, occhio con, come lo chiamiamo? Martello nanico. Martello falce. Allora, io direi che, Irina, possiamo fare una bella foto, quindi posiamo i microfoni, spegniamo anche...